Nonostante i progressi compiuti, la parità nei ruoli di leadership è ancora un traguardo lontano per le donne italiane, lo conferma la ricerca Fare dell'Italia un paese anche per donne, percorsi verso il successo di Bain & Company, presentata a Milano durante l'evento WAB Forum 2022 Women Journeys, che traccia un quadro preoccupante. Basti pensare che solo il 2% dei CEO di società quotate in Italia sono donne. L'80% delle donne, la prima cosa che chiede dopo il compenso economico è trovare un ambiente inclusivo. Purtroppo non ci siamo ancora, però, perché queste cose sono chiare, non ci siamo ancora, lo vedremo, il livello di stress purtroppo in Italia delle donne è molto più alto rispetto a quello degli uomini, circa 15 punti percentuali. 63% delle donne sono costantemente stressate sul mondo del lavoro. Le donne rappresentano il 43% del totale della forza lavoro in Italia, ma con pesanti differenze di salario e di accesso alle posizioni apicali. Secondo la ricerca, sono necessari 10 anni per la parità nel mondo del lavoro, 150 per arrivare ai vertici. Uscire dagli schemi culturali però richiede tempo. Non vanno tantissime cose, si può fare tantissimo, nel senso che il punto di partenza è piuttosto basso, si deve lavorare a livello istituzionale, si deve lavorare a livello aziendale e devono lavorare in comunione uomini e donne nelle aziende per fare in modo che le nostre aziende diventino più inclusive, ma anche che supportino maggiormente i momenti critici delle donne. La chiave per superare questo ostacolo è nella flessibilità e nell'inclusione. Queste le politiche messe in campo da Bain & Company per ridurre il gender gap. Il primo è un obiettivo in termini di recruiting, soprattutto per le posizioni più giovani, dove ci siamo dati un obiettivo di raggiungere almeno il 50% delle persone che vengono assunte, che se devono essere donne, e questo è un obiettivo che abbiamo già realizzato. Il secondo importante obiettivo è l'allineamento tra maternity e paternity leave dato a tutti i dipendenti Bain per agevolare i genitori biologici o di figli adottivi a gestire questa importante fase durante la vita professionale. Il terzo è mettere a disposizione dei sistemi di flessibilità del lavoro che consentano in qualche modo sia agli uomini che alle donne di riuscire a gestire meglio anche i propri interessi personali in una logica di retention prolungata all'interno del nostro gruppo. Durante la serata consegnato il premio Women for Women, quest'anno dedicato alla sostenibilità. Nel 2022 premiamo Rice House, che è una startup attiva nel riutilizzo dei materiali per l'edilizia in modo sostenibile. Saremo al loro fianco come sempre con progetto di consulenza per aiutarli a migliorare la loro performance. Rispetto allo scorso anno, il sistema paese ha compiuto alcuni passi avanti, a cominciare dalla nomina della prima premier donna. Il primo ministro, al di là delle opinioni politiche di ognuno di noi, è arrivata lì con la sua determinazione, la sua forza e competenza. Si è rotto un ceiling e quindi credo che sarà un simbolo molto importante per le nuove generazioni di donne che vorranno fare anche politica.